Salve a tutti, io sono DroneGamer e bentornati su Power Wash Simulator. E signori, c'è qualquadra che non cosa qui. Il primo episodio di questa serie ha raggiunto praticamente 160.000 visual in 2 giorni e il secondo episodio ne ha fatte più di 100.000 in meno di 24 ore. Mai e poi mai mi sarei aspettato che in Italia le idropulitrici potessero fare più visual che YouPorn. Una cosa veramente incredibile. Ma bando alle ciance, abbiamo un sacco di case e cose da pulire quest'oggi. Soprattutto mio cugino Franco mi ha chiamato perché ha visto anche lui i miei video e mi ha detto: "Oh Lon, vedo che ci sei trovato un lavoro vero e hai smesso di fare il perditempo, ovvero lo youtuber tutto il giorno." E invece no, gli ho detto: "Franco, guarda, lo faccio solo per finta." Lui ormai si è convinto, quindi mi ha detto: "Senti, puliscimi casa e non rompere i maroni, ti do $550 Casa di Franco non è tenuta poi così bene, eh? No ragazzi, vi ho mentito, casa di Franco è un completo disastro. Ma come boia vive mio cugino? Oh mio Dio, ci vorrà una vita a ripulir tutto, guarda! È pieno zeppo di fango e schifo su tutte le pareti. Ma cos'è successo? O è passato il camion degli spurghi e invece che spurgare ha buttato tutto lo schifo su casa di Franco? E onestamente non biasimerei il tizio degli spurghi, eh. A Franco sta sui maroni a parecchia gente. Peraltro vi faccio notare in che bella via vive mio cugino. Tutte case fighe, poi ti giri e c'è la casa di Franco. Io non dico altro. Allora, siccome sta disonorando la famiglia, cosa buona e giusta, vedere di dargli una bella mano. Quest'oggi inoltre, se tutto va bene, dovrei riuscire anche a sbloccare l'idropulitrice di secondo livello, che mi darà un vantaggio tattico non indifferente. Non è male, posso usare il getto da 25 senza troppi problemi. Dolores è la moglie di mio cugino Franco e si chiama Dolores non a caso, perché star con Franco ti vengono i Dolores anche a te, porco cane. Porco cane, mi sono appena ricordato, lo scorso Natale ero mezzo imbriaco e ho assunto una squadra di quelli degli spurghi e li ho pagati per riempire la casa di Franco di, ci siamo capiti, del contenuto del loro camion. Oh, il karma è tornato a colpirmi, potete notare qui è dove ho pulito e qui dove non ho ancora pulito. E ho appena fatto il 3%. Però ancora una volta, passando con il getto solo da 25, potete notare quanto il tutto non sia davvero molto ma molto satisfactory. E il bello è che uno degli assistenti dell'assistente proprio oggi ha dovuto lavorare con una sorta di idropulitrice, le vaporelle e via dicendo. Mi ha mandato la foto di com'era lui quando ha iniziato a lavorare e com'era dopo. Per inciso, era completamente ricoperto da schifo il povero Cristo. Ciccio, siamo tutti con te, mamma mia. Sembrava una presa in giro, perché io bene o male qua mi sto anche divertendo, soprattutto non mi sto sporcando. Lui invece era una vittima, era chiaramente vittima di abusi. Porco cane, solo per il vialetto non avete idea di quanto tempo ci sia voluto. L'ho quasi passato tutto. Ti prego, fammi sentire il magico ding. Ah, meno male, meno male. Dolores, non mi rompere i maroni. Porco cane, quella donna non la sopporta nessuno. Non mi stupisco che Franco si sia fatto anche l'amante. Allora, devo guadagnare almeno altri $140 se voglio, come dicevo, comprarmi la nuova idropulitrice, che per pulire sta casa, come dicevo, sarà praticamente indispensabile. Oddio, questo sporco non è neanche così ostinato. Proviamo a utilizzare il getto da 25. Ecco, appena detto, appena passo un getto più leggero, potete vedere che tutto lo sporco mi rimane sotto. Franco, porco boia, mi stai chiaramente truffando, ciccio. Beh, una cosa è certa, il lato positivo è che adesso almeno sai che c'è ancora la porta del garage, perché sotto quello sporco non sapevo nemmeno io dove avrei potuto parcheggiare l'auto. Anzi, facciamo una bella cosa, facciamo in modo che possa anche trovare la porta di casa. Maronne, ecco qua, perfetto, abbiamo la parte esterna e ora tutta quella interna. Mi sa che Dolores alla fine è rimasta chiusa in casa, neanche lei più non riusciva più ad aprire la porta dall'interno per via di tutto lo sporco. Il vetro è ostico, eh. Va il vetro, che bastardo. Aspetta una cosa, gli prendo il getto quello rotante ad altissima pressione, che magari gli sfondo il vetro. Almetto un po' ci speravo. Ok, vediamo di pulire anche la maniglia. Perfetto, e voilà, la porta è praticamente nuova. Vi faccio notare che anche il muretto qua sotto era lercio, cioè neanche nella Londra del 1800, che usavano praticamente il carbone dovunque, ecco, neanche in quel caso. E le case erano così sporche. Oh mio Dio, la grondaia. La grondaia sarà piena zeppa di muschio. Questo è poco ma sicuro. Dai, gioco, dammi i soldini che mi spettano. Avanti, non fare il tirchio, il bastardo. Oh mio Dio, non conta solo questa di grondaia, conta anche la parte Oh no. Oh, ma porco cane, no, dimmi che abbiamo... Sì, abbiamo la scala, in effetti. Volevo dare un'occhiata veloce veloce a quello che mi aspetta sul tetto. Cacca! Mi aspetta proprio una cifra di cacca, muschio,
Franco, ti faccio entrare l'acqua dentro casa. Non mi dire... Devo pulire anche dentro il camino. So mica che lo spazzacamino io, eh. Io spero che il camino conti come oggetto unico, altrimenti voleranno porchi oltre a... A Franco, lo butto giù direttamente dal tetto. Ok, abbiamo tolto quasi tutto. Resta un po' di sporco qua sotto. Franco, Franco, non mi far arrabbiare. Perché qua dentro ho ripulito qua di tutto. Guarda, vuole anche gli angolini lui. Maledetto Franco. Sono un pirla. Mi ero completamente dimenticato di questo lato. E ding, yay. Il caminetto finalmente è completamente pulito. Non so neanche perché sono andato sul tetto. Sapete bene che in questo lavoro tendo un attimino ad alternare i compiti, altrimenti ti sale la big depressione. Come ho detto, ci vuole più di un'ora a ripulire la maggior parte dei luoghi grandi, come ad esempio le case. Se arriviamo forse al 40%, dovrebbe sbloccarci una nuova mappa. Perfetto, manca solo la parte finale. Dammi il mio ding, gioco. Dammi il mio meritatissimo ding. Aspetta un attimo, questo conta come porticato? Oh no. Ah, ok, grazie, perché sennò ti picchiavo male. Perfetto. Forse i cosi in legno sono dedicati e quindi mi dovrebbero pagare con un altro ding. Dammi il mio bellissimo ding. È che è troppo specifico in alcuni punti. Sto maledettissimo gioco. Ok, altro ding. Ancora 100 dollari. Ancora 100 dollari ed è fatta. Secondo me il porticato mi paga bene. Willa! Ok, non è neanche così ostico. Però siamo onesti. Se fosse qualcosa ad elevata temperatura, beh, non dico 100 gradi, ma quantomeno anche acqua a 50 gradi, di sicuro ripulire sto schifo sarebbe più semplice. Certo, ti perderesti il bel freschino durante l'estate, ma vabbè, dettagli. Oh no, mi sto pentendo amaramente di aver iniziato a lavorare sul portico. Va, che schifo. Ci sono le muffe, quelle che ti uccidono. Che noi in Italia ne abbiamo poche di muffe realmente dannose, ma mi pare che negli Stati Uniti ci sia una muffa nera che t'ammazza. Ho la vaga impressione che quel gattaccio sia ancora qua in zona. Ci sono le sue talpate letteralmente dovunque. E ora che ci penso, se questa muffa fosse veramente dannosa, dannazione, perché sono venuto a pulire il portico di Franco? Mi sarei potuto liberare di lui, dannazione. Come ho detto, in famiglia non lo sopporta nessuno. Ormai ve ne ho parlato in lungo e in largo, perché questo dovrebbe essere l'ultima parte del portico da pulire. E ding! Ho fatto solo il pavimento, per inciso mi sono gasato, ma per poco. Aspetta che gli diamo anche una ripulita alla porta sul retro. Devo dire che è una casa molto spartana, cioè fuori non c'è praticamente nulla. Posso innaffiare le piante di Dolores e tanti saluti. Ribadisco che nome più azzeccato per la moglie di Franco non lo si poteva trovare, in effetti. Ok, il portico ha un'aria decisamente molto meno nociva per la salute. Aspetta, aspetta. Ok, abbiamo pulito anche la finestra. Ancora 54 dollari ed è praticamente fatta. Il problema è che gli americani, lo sapete molto bene, fanno le case in legno e cartongesso. Quindi non è che loro si preoccupano di più di ripulirla. Che bisogno c'è? Quando la casa è troppo sporca, la butti giù e la rifai da capo. Tanto le loro case non costano nulla. Per questo quando vedete i loro video o altro, c'è anche quelle case gigantesche. Però ci vanno addosso alle pareti, ci fanno i buchi. Prova a bucare una parete in Italia col tuo corpo. Cioè, a meno che tu non sia un lottatore di sumo, e allora capisco, forse. Però per il resto, di solito questi sono incidenti che in Italia non capitano proprio mai. Maronne, guarda, guarda lo schifume, santo cielo. Ammetto, questi video mi davano più soddisfazione quando li guardavo io, non quando li facevo io. Aspetta, 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 come faccio a pulire gli angolini dall'altra parte? Non mi ci arriva mica il getto, signora. Non posso mica tirar fuori il pipino, vabbè, ci siamo capiti. Ok, ho quasi finito quest'archetto di qui. E mi manca quello da quest'altro lato. Dove cavolo è lo sporco? Si era rintanato sugli angolini più bastardi. Dai, gioco, che è praticamente pulito. Oh, meno male, meno male. Mamma mia, mi sto pentendo amaramente di tutte le mie scelte di vita. Vediamo un po' se la mia teoria era corretta. Dai, che resta davvero pochissimo sporco. Probabilmente ci sarà... Ah, guarda la macchiolina dietro. C'era la macchiolina dietro la maledettissima grondaia. Aspetta che togliamo tutto il cavolo di muschio. Se gli stai vicino, in teoria, dovresti grattare un attimino di più. Me lo auguro quantomeno. E se ho visto bene, ti dovrebbero pagare anche quando ripulisci queste travi in legno messe così ad cacchium nell'angolino. Vediamo un po'. Pagatemi, che papino ha bisogno di denaro. Manca davvero molto poco. Dov'è lo sporco? Dove? Ci sarà l'anfratto anale. Guarda,
Aspetta, devo fare così? Vediamo un po' se... Ah, gioco di... Sì, adesso va bene. Vedrai quanti porchi dovrei tirare invece con le grondaie. Vediamo un po'. Beh, qua non c'è neanche tanto muschio. Ok, siamo al 39%, quindi vuol dire che entro pochi secondi il gioco mi dovrebbe dire se c'è qualcosa di nuovo. Ok, a parte il fatto che i clienti sono contenti, speravo mi avresti sbloccato qualche nuovo incarico. Fatemi dare un'occhiata. No, non c'è nulla. Non c'è nulla. Devo divertirmi a pulire queste maledettissime case. Vi odio profondamente, Franco. È l'ultima volta che ti do una mano. A meno che non sia a morire, eh. Suicidio assistito nei confronti di Franco è una cosa per cui sono pienamente d'accordo. Anzi, vado anche in carcere a quel punto. Volentieri lo faccio. Ok, è passato un quarto d'ora per me, ma finalmente ho ripulito un'intera parete. Il resto è ancora uno schifo, per inciso. Però mi mancano solamente $4. $4 e forse potrò semplificarmi un attimino la vita. Beh, quantomeno questo è quello che spero, eh. Aspetta che faccio anche il piccolo lavatore di vetri. Che forse voi non lo sapete, ma nella vita vera io odio lavare le finestre e i vetri. Perché il mio ex coinquilino ai tempi dell'università era ossessionato dalle pulizie. E perciò sono cresciuto coi traumi. Mi sta salendo l'ansia incredibile. Ti prego, oh mio Dio. Cioè, notare la differenza in termini di parametri. Va che roba. Va che roba. Compralo subito. Fatemelo vedere. Lo voglio tutto. Aspetta, com'è che si abilita? Devo fare così. E digli che voglio quello di secondo livello. Ah, adesso non ho più le estensioni però. E non ho neanche tutti gli ugelli. Perché non sono compatibili con questo nuovo modello. Adesso sì che ha un'aria molto seria. Allora, proviamo direttamente quello da 25. Come ho detto, dovrebbe sgrattar via lo sporco. Mamma mia. Ragazzi, è tutta un'altra cosa. Ve lo giuro. No, vabbè, guarda la grondaia. Che spettacolo. Anche la finestra. Incredibile. Dov'è il resto dello sporco? Perché mi devi rompere i maroni. Perfetto, pulita in men che non si dica. Diamo anche una ripulita a sto cavolo di muro. No, vabbè, aspetta, se do una passata col 25, cavo la maggior parte dello sporco. Guarda che roba. Oh mio Dio, ora che ve lo faccio notare, che ve lo faccio luccicare, potete ammirare quanto sto coso non sia potente. Dai che forse non passo l'intera nottata a ripulire case virtuali. Oh mio Dio. Questo mi avrebbe fatto comodo tutti i precedenti livelli. Fammi vedere come si comporta qui. Guarda. Oddio, aspetta, non troppo veloce, perché dobbiamo comunque rimanere alcuni secondi sulla superficie. Però dai, a parte le zone con più fango o muschio. E ricordo che un getto da 25, se parto con il getto da 15, che è più piccolino, sgratterà tutto letteralmente. Sì, letteralmente all'istante. Oltre al fatto che dovrebbe avere decisamente, aspetta, proviamo lassù, molta più pressione. Fa anche un casino assurdo. A voi ho abbassato l'audio? Ma io quando gioco a Power Wash Simulator di solito rimango sordo per almeno 5-6 ore successive. Popo, non sento più nulla. Guarda che roba. Wow, ripulire questa parete mi ha richiesto meno della metà del tempo di quella dall'altro lato. E siamo anche ad un passo dal 60%. Ah, ora capisco perché non riuscivo a pulire questa parte del portico. Perché come al solito mi dimentico di guardare sotto. Fammi un ding. Fammi un amorevole ding. Oh, meno male. E anche sto lato della casa, più o meno, ho quasi finito di pulirlo. Grazie, molto gentile. Mi resta solo la parte qua sotto del muro di mattoni. Devo comunque ricordarmi di non stare troppo distante. Ogni tanto, purtroppo, faccio questo cavolo di errore. Aspetta che manca tutta la zona qua sopra e quella qua sotto. Proprio i punticini quelli più ossici, bastardi nel profondo. E prima o poi ti fa anche lui il ding. Beh, cavolo, mi sta buia di scala, levala dai... No, la devi levare dai maroni, porco ca... Oh, ma ce l'hai con me allora? Qua devi stare. Oh, grazie, molto gentile, così. Finisco anche la parte frontale della casa. E dopo il grosso è praticamente il tetto con tanto di... maledettissime grondaie. Devo però pulirle, ovviamente. Aspetta un secondo, anche dall'interno, guarda. No. Andava bene che stessi lì, porco cane. Vediamo un po' quanto sono lerce. Già, sono piene zeppe di muschio. Vediamo un po'. Se il getto da 25 basta, il gioco dice più o meno sì. Il problema è che mi devo muovere con molta calma, altrimenti rischio di volare di sotto. Guardalo, lo vedo, piccolo bastardo. Ti vedo, brutto nano. Aspetta un secondo, dammi il getto, quello più stretto. Non riesco ad arrivarci, mi stava spiando dalla distanza il maledetto. Ok, le mura di casa sono praticamente quasi a posto. Mi resta solo la zona qui, ma
La faccio con molta calma. Perfetto. Ora vediamo invece di scoprire se il tetto lo riesco a fare almeno con il getto da 25, in modo tale da non restare qua l'intera giornata. Sì. Oh sì, proprio molto ma molto bene. Ok, e cava praticamente tutto lo sporco. Immagino che il getto da 40 sarà impensabile, vediamo un po'. Beh, non sul muschio di certo. Quante volte devo passarci? No, no, col getto da 40 il muschio proprio dice: io non mi sposto, mi sono ormai affezionato al tuo cavolo di tetto. Però almeno riesco a ricoprire un'area maggiore. Vediamo la cacca di uccello. La cacca di uccello non è male. Detto così, mi sono espresso male, ma ci siamo capiti. Perfetto, vediamo quindi il getto normale, in modo tale, anzi quello anche da 25 dovrebbe essere più che sufficiente, in modo tale da rimuovere gli ultimi residui. E ora che sono qua su inoltre posso passare quest'area decisamente con maggiore tranquillità. La cosa strana è che mi dice che ho lasciato ancora indietro un sacco di parti di muro. Perché qua sotto c'era una quantità immane di sporco. Se continua così mi compro il detergente universale. E tanti saluti. Sto avendo un po' di difficoltà. Questo sporco è veramente tanto tanto ostico. Dai gioco, fammi un bel ding, che papino ne ha bisogno. Oh, meno male. Meno male, 95%. Vediamo un po' dov'è che devo ancora pulire. Dei mattoni, perfetto. Ci sono tante zone al 97 che mi inquietano proprio una cifra. Questa è al 99. Un'altra anche qua al 99. Ma che cocchio. Incredibile, abbiamo fatto il 99%, il tetto è praticamente finito. Oh, meno male, vedo ancora un po' di schifo sulle grondaie. Io perché poi mi sono ostinato a volerli fare al 100%, che è una cosa che non capisco. Aspetta, aspetta, aspetta. Purtroppo le zone quelle più bastardine sono quelle che ti fanno salire i peggio porchi. T'ho visto, sporco maledetto. Guarda, come faccio ad arrivare quassù? Aspetta, perché rischio di sbrisciare di sotto. Pop una Pop una cifra, dimmi che la pulisco dall'esterno e fa ding. E gioco dice: ma manco per il cocchiolon. Ah, ecco dove erano le zone che non avevo finito. A quanto pare questo cavolo di porticato mi ha fregato. Ma pop una cifra, dai gioco, che è praticamente a posto. Ottimo. Ah, eccolo qua il muretto che mi mancava. Non è stato poi così difficile da trovare. Perfetto. La grondaia la possiamo pulire in teoria stando qua sopra, facendo molta ma molta attenzione. Ottimo. Credo che, come dicevo, mi manchi solo... Oh no, 93% di... Quante poi di grondaie devo ancora pulire? Oh mio Dio, questa non l'avevo proprio notata in effetti. Ok, con il getto così sembra che sia più che sufficiente. Gioco, fammi ding. Oh, bravo ciccio, e non rompere i maronzoli. Ragazzi, qualcuno di voi vede quelle robe che si illuminano? Perché a me stanno salendo i peggio porchi supremi. Eccolo, eccolo, guardatelo. Guardatelo, era lì nell'angolino il bastardo. Dimmi 100%. Ovviamente non mi dici 100% perché sei una M gigantesca. Ah, pensavi di sfuggirmi? Eccoti qua, piccolino. Dai. Ah sì, no, beh, c'aveva anche ragione. Appoggiandoci la scala non lo avevo notato. Signori, lavoro completato e porco supremo tirato. Assolutamente sì. Fatemene andare da sto posto. Cioè, guardate la casa di mio cugino com'era rispetto a prima. Riesco a prendere anche la scala. Anche la scala ti prendo dalla distanza, non ci sono problemi. E la rete di trasporto pure. Voglio rivedere tutto in flash forward. Vediamo un po'. Guardatela. Questo è in 6 secondi. Io ci ho messo un'ora e un quarto. Facciamo finta di nulla, che è meglio, e andiamo avanti. Come dicevo, purtroppo non mi hanno sbloccato nulla di nulla, quindi devo andare a pulire anche le ville dei ricconi. Ma no, è giganterrima. E ancora una volta tutte le case della via sono perfette, pulite, tenute molto bene. E poi ti giri e vedi sto obbrobrio. Peraltro ho notato un po' di errori grafici. Come ad esempio, notate bene che lì c'è il muretto. Se io vado un po' più in qua, tada, sparisce la siepe. In realtà è effettivamente bidimensionale. Facciamo finta di nulla, che è meglio. Anche qua manca la siepe. Anche questo muretto è bidimensionale. Vabbè, sono cose che capitano negli Stati Uniti, eh. I risparmi quelli brutti. Aspetta un attimo, perché ci sono degli strani segni. Sono abbastanza inquietanti e non vengono neanche via. No, non vengono via. Fammi usare il getto, quello piccolino. Ok, anche il proprietario mi sta dicendo che non sa nemmeno lui perché ci sono quei cavolo di segni. Però con un po' di olio di gomito e porchi supremi potete vedere che vengono via tutti. Ok, partiamo ovviamente dalle porte, che di solito sono quelle più facili da ripulire. Oddio, neanche troppo, eh.
Ora ho capito perché costava di più. Non solo è più grande della casa precedente, ma decisamente molti più anfratti. Guardate qua, come faccio io a ripulire tutta sta zona? Ho capito che c'ho l'idropulitrice, quella nuova, quindi un minimo di vantaggio ce l'ho, ma neanche troppo. Mamma mia, e pensare che ci vogliono $2000 per quella professionale. Possiamo comprare l'estensione, quella piccola, perché quella grande costa effettivamente il doppio e non posso usarla troppo vicino alla superficie. Perfetto. Se facciamo così, in teoria, dovrei poterla montare cliccando... Aspetta, dovevo cliccare qua. Ottimo. Così facendo, oh, posso anche sparare da maggiore distanza mantenendo invariata la pressione. E adesso riesco a essere un attimino più aggressivo contro lo sporco più ostinato. Sembra che io stia facendo una pubblicità, ma vabbè, dettagli. Va che bello. Vediamo invece come si comporta se la utilizziamo sul vialetto, facendo attenzione a non sporcare. Sporco tanto ostico. Ah no, mi sa che è l'ombra della siepe. Mi ero io preoccupato per nulla. Potete vedere che ho riempito di talpate letteralmente tutto. Però dai, devo dire che non è niente male. Sì, fatto sta che in questo caso lo sporco è molto più ostico di prima. Non è solo ombre, come potete notare. Però dai, il risultato è veramente eccezionale. Guarda, di nuovo quel maledettissimo gatto. Maledetto rompiscatole, cancelliamo tutte le sue impronte. Nessuno deve sapere che quel gatto probabilmente mi sta spiando anche in questo istante. Anzi, aspetta che finisco il lavoro che avevo iniziato, così che dovrei sentire un altro di quei meravigliosi ding. Ok, i muri non sono poi così tanto sporchi. Più che altro ci sono queste parti in legno che mi richiedono quindi di pulirle sia sotto che sopra. Ancora quei disegnini alieni, facciamo finta di nulla che è meglio. Come dicevo, mi devo anche abbassare per pulirle sotto. Ok, un altro ding per me. Ottimo, le grondaie saranno davvero un incubo stavolta. Guardate voi stessi quanto cavolo di muschio non c'è. Una quantità spropositata. Ok, allora aspetta che intanto ripulisco sta parte in legno da ambedue lati. Vediamo se ci arrivo così, in teoria dovrebbe farmi ding comunque. Ottimo. Grondaia, ce la faccio con 25? Diciamo di no, mi tocca passare al getto da 15. Guardate fin dove arriva, peraltro, quando abbiamo comprato l'estensione. Dovrei provare a spendere un po' di dindini per prendere anche quello extra lung, in modo tale da raggiungere anche le zone un attimino più ostiche e distanti. Ok, comincio a provare un leggero senso di soddisfazione. Poi guardo il resto e mi viene da piangere, ho appena fatto il 6%. Almeno ti pagano anche per i lavori più piccolini. I vari pezzi di muro vengono retribuiti singolarmente, che è una bella consolazione. Perfetto. Ok, siamo onesti, sto rimandando il vialetto. Sto rimandando questo schifo di vialetto. Vediamo fin dove arrivo. No, perde decisamente troppa pressione. Quindi sei costretto a muoverti tu stesso avanti ed indietro, altrimenti non ce la fai. Anzi, dovrei muovermi lentamente. Potessi decidere la velocità del mio personaggio, sarebbe un vantaggio tattico non da poco. Tuttavia, purtroppo, non è così semplice come nella vita vera. Però dai, almeno tutto lo schifo sta venendo via. Con molti porchi, ma sta venendo via. Ho lasciato talpate, porco cane. Che poi, detto tra noi, sono sicuro che se gli americani facessero una di quelle trasmissioni su gente con l'idropulitrice che deve ripulire luoghi sporchissimi, farebbe un successo su canali tipo Di Max, lì come boia si chiama, non mi ricordo perché io la TV non la guardo. Un successo veramente incredibile. Soprattutto per il classico senso di soddisfazione del prima barra dopo. Oh mio Dio, ho pulito il vialetto. Ridendo e scherzando sono passati 20 minuti, ma ho ripulito il maledettissimo vialetto. Che spettacolo. Giuro che se qualcuno arriva con l'auto e mi talpa tutto, io lo uccido male. Perché passo sulla zona pulita. Fammi vedere anche il resto della casa. Oh maronne. Ho ancora i simboli alieni. No, c'è il porticato dietro. Porco cane, c'è il maledettissimo porticato anche dietro. Dai ragazzi, non mi pagate abbastanza. Sono sicuro che con questa casa almeno ho raggiunto il 20%, anzi il 40% molto probabilmente. Dovrei forse riuscire a sbloccare qualche nuovo progetto. Mamma mia, spero sia un'auto di quelle semplici, ti prego gioco. Ok, sto avendo qualche problema di pressione a causa della distanza. Però dai, il muro è decisamente molto meglio. Ho scoperto che un muro di mattoni. Sotto tutto quello sporco c'erano addirittura dei mattoni. Aspetta che se non mi abbasso non fa ding il bastardone. Mi domando davvero come abbiano fatto a schizzare fango in questo modo. Cioè, anche se hai dei bambini che sono un attimino agitati, mai e poi mai riuscirai a sporcare la tua maledettissima casa così tanto.
Probabilmente è la gente che si diverte a farmi gli scherzoni. Hanno visto il pirla che fa i video su... con l'idropulitrice, hanno detto: ti sporco io le case, così il cretino ci passa ora a ripulirle e non guadagni una ciolla di niente. Perché chi mai e poi mai, anche bisognoso di soldi, ribadisco, si metterebbe a fare un lavoro del genere, che ti richiede, ma che è un'intera giornata, un'intera voglia di vivere, per quant'è? 500-600 dollari, quanto boia è? No, no, e poi no, perché non mi stai pagando? Ah, per la solita regola, loan. Ti devi abbassare, razza di cretino. Ok, non è poi così male. Se utilizzo il getto da 15 invece di quello da 25, riesco a passare sulla maggior parte delle zone, però come potete vedere alcune non ce la faccio proprio a pulirle, niente da fare, mi serve quella maledettissima scala. Dove boia è? Scala, scelgo te, perfetto. Ora vediamo di salire. E che sto tizio, come ho detto, c'ha un'andatura abbastanza inquietante, ho paura che cada di sotto da un momento a quell'altro. Ok, molto molto meglio, bravo che mi fai ding, mi ha dato tutta la parete. Non ci credo ma proprio mai nella vita. Questa finestra sarà più ostica ovviamente, perché devo pulirla prima da un lato. Aspetta, vediamo se vuoi anche... No! Non volevo suicidarmi, ma beh, dettagli. E poi dall'altro. Aspetta, aspetta, fermo lì ciccio, fammi un bel ding. Dammi il ding, perfetto. Oh, molto ma molto meglio. Ho pulito quasi un intero lato di sta cavolo di casa. Non è male, siamo appena al 22% e a 20 ovviamente non mi ha sbloccato un cavolo di lavoro, ma neanche a pagarlo. Da una botta veloce così al portico. Ah, in modo tale da alternare i lavori. Mi sta salendo la depressione da quando pulisco con l'idropulitrice. Ok. Oh mio Dio, è una casa di legno rossa da questo lato? Ma non era gialla dall'altra parte? Americani, prima di tutto dovete smettere di fare le case in legno, che poi vi arriva l'uragano. Oh, porco cane, casa mia non c'è più, mi domando come mai. Va, finché la fai in legno è anche normale. Ok, riesco a pulire buona parte della parete. Però è comunque uno sporco molto ostico. Il bello è che devo anche pulire fra le righine del legno, perché ovviamente non è un girone infernale se non ti inventi pure ste boiate. Aspetta, ok, arrivo abbastanza in alto con la pressione. Ok, è giunto il momento del mio ding. Gioco, doppio ding. Fammi un doppio ding. Bastardo, fammi un doppio ding. Dov'è lo sporco? Ci sarà sporco in qualche angolino del menga? Ah, perfetto. Non guardo neanche la parte frontale della casa, che se no mi viene voglia di dargli fuoco. E già è fatta in legno? Basta un accendino, un po' di benzina. E poi dicono: scusa, ma non avevi un getto d'acqua? Scusate, invece che acqua, per errore nella mia idropulitrice ci ho messo la benzina. Forse per quello che la casa è bruciata così facilmente. Oh, sono errori in buona fede, errori che potrebbe fare effettivamente chiunque. Anche il camino si dovevano comprare i bastardi, ovviamente. Il problema di fare le case in legno, e gli americani se lo dimenticano troppo spesso, è che il sole se le mangia vive. Se avete anche voi gli scuri, quelli esterni in legno, avrete notato... Oh, meno male, grazie gioco. Che dopo un po' di anni sono letteralmente distrutti dal sole. Quindi non so come cavolo facciano. Vabbè che paghi poco la casa, quindi a sto punto spendi di più in manutenzione. Secondo me loro ragionano in questo modo, perché gli americani sono un popolo strano. Non vogliatemene male se siete americani, ma è vero, onestamente. Eh sì, questo è tutto un gioco di angolini. Yay! E porta sul retro a posto e ripulita. Ammetto, una volta ripulita la casa non è neanche così male. C'è il padrone di casa che dovrebbero togliergli effettivamente la proprietà dell'immobile per come boia lo ha trattato. Oh maronne, ho pulito un lato del portico ma non l'altro. Mi sembrava troppo bello. Oh ragazzi, ridendo e ripulendo comunque siamo al 36%. Giuro che se scopro che a 40 non mi dai nulla al gioco, io ti disinstallo, ma male. Ok, qua dovrei riuscire a fare una tripletta in una volta sola con muro, finestra e parte esterna della finestra. Aspetta un secondo. Perfetto, questa zona del portico è completamente ripulita. Non mi resta più di tanto e mi manca meno dell'1% per arrivare al 40%. Solo che vista la superficie della casa, facciamo una cosa tattica, mi metto a fare il soffitto e dovrebbe sbloccarmi il 40%. Dai gioco, avanti, guarda che bel soffitto. Yay, sono a 40%, indovinate un po', non ha sbloccato un cavolo di nulla. Vado a piangere in un angolino, vi giuro, io vado a piangere in un cavolo di angolino. E tanti saluti, fuggo, non posso fuggire, sono praticamente intrappolato. Come ho sentito... C'è qualcuno in casa e hanno detto che sento rumori strani. Cretino, sono io che sto ripulendo con l'idropulitrice? Ma dimmi te. Ok, il piano terra del retro decisamente se la passa molto meglio adesso. Puoi tranquillamente uscire senza rischiare le peggio malattie. Devo andare sui tetti, vediamo anzi i piani superiori in che stato sono. Mamma mia. Mamma mia, ok, posso usare il getto grande
Non mi pare... No, non c'è praticamente muschio, c'è giusto un po' di cacca d'uccello qua e là. Per il resto, cioè questo è lo smog, signori. Cioè, ma neanche se vivi in parte a una ciminiera la casa ti si sporca così, eh. Cioè, ti prendi le peggio malattie respiratorie e non arrivi oltre i 10 anni di vita qua, santo cielo. Oh mio Dio, forse il gioco sta per abbonarmi parte del tetto. Me ne ha abbonata proprio una cifra. Gli sviluppatori stanno seguendo effettivamente molto i commenti che ricevono dagli utenti. E si sono accorti che tanta gente sta richiedendo un po' più di margine d'errore, perché il gioco è bastardo nel profondo. Se lo provate anche voi, fidatevi che capirete quanto boia non sia lungo. Come ai tempi d'oro quando mi chiedevano: ehi Lon, perché non fai Oxygen Not Included? Giocate voi a Oxygen Not Included, poi capirete. Poi capirete perché questo gioco rispetto a Oxygen è una passeggiata, è un bicchiere d'acqua. Beh, magari non facciamo battute sull'acqua con tutta quella che ho sprecato, ma vabbè, dettagli. Oh, questa parete è un attimino più sporchetta delle altre, però dai, oh, rispetto a prima, ragazzi, rispetto a come siamo arrivati alcuni secondi fa, la differenza è innegabile. Aspetta che do anche una bella pulita ai vetri. Se mi dicono che, ah, ma mi hai lasciato gli aloni, non devi usare il Glassex, santo cielo, e poi ripassare con il panno in microfibra, ma io ti picchio male tutta la famiglia. Ogni volta che vedo un familiare che entra, lo prendo da parte e lo picchio. Yay, ho fatto il 50% della casa. Sono così contento, gente. Vediamo se riesco a passare da quest'altro lato. Ottimo. A quanto pare sono tipo le capre. Io scalo letteralmente qualunque superficie senza nessun problema. Questo tetto, invece, mi sembra decisamente molto più lercio e bastardo rispetto a quello che ho appena pulito. Sì, non basterà fare un giro unico. Casomai faccio un giro con quello da 25 per la maggior parte dello sporco e un giro con quello da 15 per togliere il muschio. Che poi, signori, il muschio sta solo tendenzialmente a nord, non è che il muschio c'è da tutti i lati. Ma sì, Lon, fai il gioco con l'idropulitrice, dicevano. Sono visual facili, dicevano. No, ragazzi, sono porchi facili, e questo ve lo dico io e ve lo garantisco. Ok, dai, che almeno ho quasi finito questo lato del tetto. La maledettissima grondaia. La maledettissima grondaia non l'ho passata tutta. È che l'acqua schizza solo nella direzione in cui la butti. Purtroppo non è, come dicevo, come nella vita vera. E vabbè, dai. È che non posso neanche comprare i detergenti, perché prima dovrei comprare, come cavolo si chiama, l'equipaggiamento dedicato, che è questo da 3,75. Sprecherei tutto il denaro. Ok, però forse mi semplifico un po' la vita. Che dite, lo faccio? Ma sì, dai, al diavolo. Fatto, perfetto. Ritorniamo casomai ai detergenti. Devo capire come riutilizzarli. Aspetta, si può ricaricare? Adesso mi viene il dubbio che si possa ricaricare. Datemi un secondo, allora fatemi inserire la manichetta. Perfetto, se premo R, dove dicevano che potevi ricaricarlo. Ma qua non mi fa far nulla, porco cane, gioco. Aspetta, facciamo così, poi premo R. No, mi viene tantissimo da piangere. Te lo ricompra direttamente? Quindi posso fare così, premo R. No, 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 no. Soffro nel profondo, gente, soffro nel profondo. Senti, rimettimi quella da 25. Mi sarei potuto semplificare tantissimo la vita negli scorsi episodi. A $10 a boccetta, non dico di no. Però ci siamo capiti. Ok, al diavolo, gente, ho fatto la follia, mi stavo rompendo troppo. Ho comprato il detergente universale. Vediamo un po', oh mio Dio, il miracolo che mi sta facendo su questo maledettissimo tetto. Guardalo, guardalo com'è decisamente molto più pulito di prima. Però ho già sprecato il 50%. Nuovo lavoro! Nuovo lavoro! Incredibile, ma vero! Aspetta che finisco il tetto. Donna, e poi sono subito da te. Che miracolo! Che miracolo! Aspetta, quanto ho ancora il 6%? No, di più, di più, di più, di più, di più, di più. E ora l'ho finito. Quindi ora abbiamo $73. Se io premo R... Ah, vedete che scende di $15. Non mi... Sbagliavo! Ok, aspetta che a sto punto finisco di utilizzarlo anche sull'altra tettoia qua sotto. Sì, vabbè, da sto punto di vista il gioco l'hanno fatto anche troppo ostico, porco cane. Sono appena al 62%. Allora, datemi un secondo che volevo quindi dare un'occhiata ai nuovi lavori. Una casa a forma di scarpa, questa mi mancava, e lo skate park. Cos'è sta roba? $900, no, 900 porchi, ciccio. Sono stato colto da un momento di follia e, come potete notare, ho schizzato letteralmente dovunque. Però almeno la parte frontale della casa è un attimino meglio, anche se ci aspetta ancora un bel po' di lavoro. Ma sta cavolo di muffetta e schifo scuro sono appiccicati con l'attack praticamente. Far ritornare bianco
sto cavolo di legno è un'impresa titanica. Senti, fammi finire sto cavolo di vialetto che avevo cominciato da qua, sarà un'ora e mezza fa ormai, e poi l'avevo interrotto purtroppo, così almeno mi sento il mio caro, buon vecchio, amichevole ding di quartiere. Non ho ancora trovato il gatto, io credo che ci sia un gatto in ogni livello, probabilmente, che ci prende per il culo, lo sapete molto bene. Qui ancora non c'era, petta, e dingete! Oh, decisamente molto meglio, diamo una pulita veloce al portico. Giuro che quando tornano i proprietari non riconosceranno neanche la loro casa, siamo onesti. Perché prima dicevano, la nostra casa è quella tutta nera. Invece no, adesso la nostra casa è quella che a quanto pare c'aveva anche altri colori, oltre al color schifo. E 8 miliardi di minuti dopo, The Long Gamer riusciva quasi a finire la pulizia del portico. Mamma mia, ok, un pochettino meglio. La parte sopra è quella ancora un attimino più ribelle. Quasi 80%, vediamo se sblocchiamo qualcosa, ma... a questo punto dubito. Hai capito bene, vogliono fare anche il gioco in multiplayer, il che credo sia una necessità, perché ripulire tutto da soli è un incubo. Hai bisogno del sostegno psicologico di un amico o di un familiare. Mamma mia. Oh, finalmente mi è andato il ding. E ora mi sono ricordato che la ringhierina c'ha anche la parte sotto. Ok. Vabbè, ma la parte sopra e la parte sotto sono staccate. Perché questa ancora non è tutta pulita? Ok che ci sono alcuni punti un attimino più bastardi, però non stiamo a esagerare. Ah, guarda qua. Lon, sei un pirla. Lon, sei un pirla di proporzioni bibliche. Ci credo che non riuscivo a completare il suo compito. Aspetta. Eccolo qua. E in mega non si dica, ci ha fatto il ding. Oh, aspetta, ma non era il ding di questa. Le ringhiere sono separate. Gioco, mi pento dei miei peccati, santo cielo. Aspetta, forse era questa? No, non era questa. C'era la zona sotto. Aspetta che sono anche troppo vicino, perfetto. Ok, portico completo e anche porco completo. Allora, scala, scelgo te. Sono appena all'86%. Più che altro mi manca la zona frontale della casa e ovviamente il maledettissimo tetto, che è quello che lascio per ultimo. E poi l'abbiamo fatto, anche perché di qua... no, questo lato del tetto è a posto. Oh mio Dio, c'era un'intera parte di muro della casa di cui non mi ero accorto, che puoi chiamarlo muro quando il legno mi fa strano. Perfetto, ora quel muro è decisamente molto meglio. Ho anche quasi finito il tetto del garage. Ah, 98%. Mamma mia, forse riesco a vedere la fine della mia vita di questo passo. Ma vabbè, dettagli. Mi sta anche abbonando un po' di cose perché siamo a percentuali alte ormai. Dai, gioco, c'erano anche le fasce. Le fasce di porchi che tiro. Aspetta, mi sa che questa è la parte. Questa è la parte di casa che ho pulito di meno. E lo si nota. Il problema più che altro è trovare il punto giusto in cui stare. Senza volare come un pirla di sotto. Che voi pensate sia semplice. E invece no. Ok, finestra ripulita. Ecco dov'era lo sporco che si era annidiato. Il piccolo bastardo. Gioco. Fighting. Bravo, ciccio. Così ti pulisco la grondaia. Siamo ancora 98. Quanto poi ci vuole per il 99? Finalmente ho raggiunto il 99%. In men che non si dica, il gioco dovrebbe farmi il ding sul tetto. Bravo, ciccio. Ok, mi restano le bastarde qua che dobbiamo fare a 15 assolutamente. Quanta roba manca per inciso? Perché io ho perso il conto. Neanche troppo. Qualche parte in legno, qualche palo sempre di legno. Sì, palo super, ci siamo capiti. Sto girando come un pirla da 10 minuti e ancora non ho trovato... guardalo. Guardalo il maledetto. Dimmi che era questo, fammi un bel ding. Ti prego, sì, questa era la fascia di legno che rompeva i maroni, perché c'era lo sporco fra la grondaia e il pezzo in legno. E c'è ancora un'altra grondaia sporca. Dov'è che ho dimenticato grondaie gioco? Aspetta, salimi sopra. Riesco a prendere il come cavolo si chiama dalla distanza. Nessun problema, come ho detto, c'ho i superpoteri. Te lo metto anche detto che sono male, ci hai capiti? Dove mi pare, piace. Un po' qual è la grondaia fetente? Allora, non ho trovato la grondaia, ma ho capito le zone più bastarde. Sono queste qua, in legno. Devo abbassarmi dove ci sono gli angolini. E controllare in quali punti non ho pulito bene. Perché la gente, oh, quando arriva a casa, vuole che tu ti sia guadagnato ogni centesimo di euro, anzi di dollaro in questo caso. L'ho visto, guarda, cioè, quando, come, dove, perché io avrei dovuto notare sto cavolo di sporco. Aspetta che manca anche questo, fammi ding. Ok, mi manca solo una grondaia, non so quale, ma ne manca solo una. Signori, mi viene da piangere, dopo 20 minuti che cercavo grondaie, cos'è che mancava? Questo schifoso bastardo era l'ultima parte che mi mancava.
3 ore e mezza che da quando ho iniziato a registrare sto cavolo di episodio. Ma almeno anche questa schifo di casa adesso è completamente a posto. Fammi vedere il replay assolutamente. Guarda, guardate che miracolo. Porco cane. E purtroppo non vediamo l'altro lato e anche tutti i porchi che ho tirato. Però dai, tutto questo per 650 schifo di dollari. Piango dentro, ma anche fuori, fidatevi. Buono signori, direi che per oggi ho anche versato abbastanza lacrime. Fatemi solo dare un'occhiata veloce alla casa fatta nella scarpa perché sono curioso. Questa la voglio assolutamente ripulire nel prossimo episodio. Chi boia vive in una casa del genere? Oh, ci vuol tanta fantasia, eh? Speriamo che non puzzi di scarpa, c'ha pure i lacci. C'ha pure i lacci. Oh mio Dio, siamo onesti, questo sarà un incarico da incubo. Ma almeno siamo immersi nel verde e anche nei porchi e nelle lacrime del The Long Gamer. Però dai, No, facciamo il prossimo episodio perché dopo 3 ore e mezza non ne posso più. Gente, io maronne, ci siete anche voi. Io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti fuggo nella foresta e non mi vede più nessuno. C'è anche il cartello laggiù, ma ho i dettagli. E noi ci vedremo in un prossimo video se non mi licenzio prima. Ciao ciao!